A colei che sta dando il massimo, ma noi vogliamo di più per quanto concerne l'Amy Sachs Muse. Prego. Stai facendo il bagno. E così è un modo per, come un altro, per essere eletta anche Miss Maglietta Bagnata. Perché no? Ci manca anche questo. Va bene, viva! Andiamo avanti, un applauso ancora a queste nostre amiche. E un saluto ancora rinnovato agli amici che ci seguono da casa attraverso la TV, un saluto a voi e buon proseguimento. E continuiamo anche cambiando, sempre restando nella forma della danza e del ballo, però cambiamo un po' genere. Posso salutare? Sì, non scatta l'allarme, no? piacere Claudio. Oh, si esibiranno, tra l'altro voi siete dei campioncini, no, dei campioncini quelli del profumo, dei campioni veri, insomma, vero? La vostra attività è un'attività molto faticosa, però che ci porta molte soddisfazioni e quindi è anche una gioia farla. Avete partecipato a qualche campionato? L'uccellino mi ha detto, sempre sull'uccellino, vero? Sì, allora i latini, i standard e da dove siamo 10 ballisti, 10 balli. Perfetto. E allora adesso una bella coreografia, in bocca al lupo, un applauso a loro! Thank you.
Proprio dei 10 balli, proprio freschi freschi, come nel 2009, fantastici. E direi di salutare, oltre che il maestro che ho citato poc'anzi, Marco Magno, un saluto anche a Tamara Crocchianti, scusate se vi passo davanti, e appunto Tamara Crocchianti, insegnante professionista, eccola qua, diplomata Federazione Italiana Danza Sportiva nelle danze standard latinoamericane, caraibiche, liscio, unificato, balli di gruppo e coreografie dance. Campionessa italiana nel ballo liscio, 5 volte campionessa italiana nelle danze standard e danze latinoamericane e finalista campionato italiano combinata nei 10 balli, nonché 5 volte campionessa regionale nei 10 balli. Quindi è un vero piacere, tra l'altro ecco lei, della grande famiglia qui dell'EMI Sax Music. Certo. Buonasera a tutti. Volevo presentarmi il mio ex ballerino che è qui presente, quindi un applauso a Claudio Giorgetto. Ringrazio Valentina e Giorgio perché è un onore averli qui. Non è da tutti i giorni avere ballerini così bravi e vederli dal vivo. Un ringraziamento più grande va ad EMI, che ci ha fatto per noi, e al mio collega Marco Magno che ci ha dato la possibilità comunque di vedere i suoi ballerini.